Pensi di poterci dare un po' del tuo oro? Potete prenderlo tutto! Se il traditore mi sconfigge in un duello! Sì, avanti, scegli la tua arma! Dita e pollici! Una battaglia di pizzichi! Ora, solo perché sei più basso di me, non aspettarti che io ci vada piano! Non mi aspetto un bel niente, fratello! Lo sapevamo! L'oro sarà mio! Facci sotto, piccoletto! Pizzico di arcobaleno! Scudo di trifoglio! Fatemi indovinare, state aspettando Robin, vero? Sì! Questa volta chi lo porta fino a casa? Ottimo lavoro, Titans! Scommetto che siete tutti distrutti come me! Non particolarmente. Io non ho fatto altro che fissare in direzione dei cattivoni! Adoro il vostro entusiasmo! Ma so che ogni vostro muscolo è in preda ad atroci dolori! No, io non ho muscoli! E i miei stanno dicendo va tutto bene, amico! Peace and L-O-V-E! Quindi, in pratica, grazie ai vostri superpoteri, sconfiggere una minaccia mortale per il pianeta è un gioco da ragazzi. Ah-ah. Eh già. Più o meno. Sì, esatto. Ah, sono contento. Qualche problema? Non vale! Io faccio quello che fate voi, ma visto che voi avete i superpoteri, potete superpoltrire! Superpoltrire? Vuoi scherzare? Che volete? Era troppo lontano. Sai, Robin, i poteri facilitano le cose, ma sono anche una disgrazia. Disgrazia? Per favore! Beh, guarda me, chi vuole essere tuo amico quando sei la nipote di un demone intergalattico? Ha ragione, Robin, la gente mi ha sempre guardato come uno scherzo della natura. Ed è passato tanto tempo dall'ultima volta che ho provato la piacevole sensibilità della pelle. Io sto preparando il polpettone per cena. La disgrazia sarebbe se io mi facessi sfigurare. Questo non lo sapremo mai, visto che quelli come te, per avere i superpoteri, devono superare dei disastri super spaventosi. Superare disastri super spaventosi? Che idea! Pane ai cereali, il più fresco che hai, in fretta. Questo posto mi manda in depressione. Le nostre armi super segrete sono complete! Ciao ciao, Titans! Che cosa abbiamo qui? Il laser letale! È quello che ti aspetta! Addosso! Ti ha insegnato i suoi segreti. Oh sì! Fischia mentre lavori! Ora ti ho in pugno, Robin! Sapevo che i fischi potessero essere così potenti. Sì, hanno il potere di distruggere o di incantare. Wow! Quanto sono belli! Robin, va
baciami. Insomma, c'è chi preferisce le spade oppure i laser, ma a me piace usare questa roba, capisci? Così, stand, 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 dritto in testa, al ginocchio, crack, clavicola o quello che è. Due colpi e fatto. Forza, Titan Robot, annientiamolo! Sembra un compito per... la gamba! Questo è questo! Scusa, da quando la gamba spara i blaster? Da quando ho fatto dei miglioramenti che rispecchiano meglio le sue effettive capacità! I piedi non possono tenere le spade! Il mio sì! Robin, il robot non può sopportarlo! Volevate la gamba e adesso l'avete! Basta gamba, ora ti disattiviamo! Non credo proprio! Pa, e questa che sapore ha? Di panino ripieno di un bel po' di botte! Picchiatelo! È davvero troppo facile! Mayday, Mayday! Stiamo precipitando! Per questo dicevo che ognuno doveva fare la propria parte! Volevo solo svolgere la mia al meglio, ma ho imparato la lezione. L'unica parte che conta è la gamba sinistra! Molto bene, ora ce la vedremo fra noi due. Faccia a piede! Non è possibile! Evviva le gambe sinistre! Anche se il percorso è pericoloso, in quanto esperto acrobata, non ho niente di cui preoccuparmi! No! Lo prendo io! Lo prendo io! Mancato! Robin! Ragazzi, guardate! Posso volare! Finalmente ho un superpotere! Woohoo! Sì! Attenti, ci sono altri pericoli su questo vulcano. Frane, colate di lava. Raggi laser. Raggi cosa? Ma da dove è arrivato? Ma tu come fai? La tua vita deve essere orribile! Sono gli AIDA! Allora pausa riguardo al niente poteri. Per niente, significa solo che dovrete scoprire com'è affrontare i cattivi senza una super stampella, a meno che non vogliate, rinunciare alla sfida. No, lo faremo. Titans go! Siete pronti a scoprire che cosa devo affrontare io tutti i giorni? Come faccio a sconfiggere un super cattivo se non so aprire un barattolo? Ma Robin, come fa? A quanto pare usa degli oggetti comuni e li trasforma in armi. Potremmo farlo anche noi. Titans, go! Yeah!
Come mai ci hai messo tanto? Li avete sconfitti? Già. Quindi ora sapete quanto è difficile, vero? È stato un giochetto, amico. Quasi farteli avere, superpoteri. Solo per darti una lezione. Vuoi darmeli veramente? Oh, certo che sì. Ma tu devi essere sicuro di volerli con tutto il cuore. Era un sì. Ok, ma prima di riceverli dovresti fare una cosa. Quale? Lo sai cos'è. Non cadere dalle nuvole. Non farò la gallinella per voi. Gallina dance? No. Gallina dance? No. Ballo della gallina! Ballo della gallina! Contenti? Mi hai fatto quasi sorridere. Sei bravo. Non dire che non ti avevo avvertito, Azarath Mitrion. Zintor! Pista laser! E basta! Alito congelante! Smettila! Mega velocità! Ehi! Telecinesi! Capacità di spostare le cose col potere della mente! Hai finito? È fortissimo! Non dimenticare, grande potere vuol dire grande responsabilità. Sì, il fardello che ti verrà chiesto di portare sarà più pesante. Sarai decisamente diverso da tutti i tuoi amici. Ve l'ho già detto che per cena ho preparato il polpettone? Sì, Robin. Da oggi sarai per sempre un estraneo in un mondo che non riuscirà a comprenderti. Una disgrazia. Una disgrazia. Una disgrazia. Polpettone. Sbagliato. Invece sarà pazzesco. Aspettate che capisca cosa vuol dire. Smetterà di sorridere. Un pochino mi dispiace, ragazzi. Tornato. Sei stato via per un Blarkbot. Super veloce, grazie Corvine. Davvero, amico, lascia perdere. Non esiste, alla macchina del tempo. Ah, dove ha preso questa macchina? Eccomi lì, prendiamolo. Ragazzi, venite? No, noi preferiamo rimanere qui. Tesoro, sono a casa! Stavo scherzando, vivo da solo. Dove l'hai messo? Wow, un piccolo me, come stai? Non scherzare! Ricorda che tutto quello che faccio ora al mio corpo si ripercuoterà nel futuro, ora parla! Eh? Ok. Passiamo alle maniere forti, allora. Lo senti, ego del futuro? Ricordo che faceva molto male. Sì? Che ne dici di questo? Lo senti adesso? Oh, sì. Brucia da morire. Robin, basta! Ti stai facendo del male per un semplice sandwich. Oh, il sandwich perfetto! Sì, è di questo che si tratta. Ero molto arrabbiato quando è scomparso, ma bisogna lasciar perdere. So che stai mentendo, io non lascio mai perdere. E poi, non mi serve la tua confessione, tu sei me. E io mi conosco, c'è soltanto un posto dove posso averlo messo. Il sandwich è nel tuo frigorifero! Wow, 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 aspetta, promettimi di non arrabbiarti. Visto? Nessun sandwich. Che... tristezza. No! Oh no! Ragazzi? Un momento, era tutto finto? Volevi solo farci usare i poteri perché così non avremmo vinto la gara. Non va bene. È che mi dava molto fastidio che per voi fosse stato così facile smettere di usare i poteri. Cioè, capite, se voi riuscite a fare gli eroi senza i superpoteri, allora cos'ho io di speciale? Scherzi, tu non sei soltanto uno dei Titans. Tu per tutti noi sei una guida, una vera ispirazione. Tu sei il nostro leader, amico. Avete ragione, io sono
il vostro leader! Ma ormai non più! E all'improvviso ho un po' meno paura di Batman. Sarà molto divertente. Magari Batman non se ne accorgerà. Tu, è tutto a posto? Possiamo restare con te mentre parli con il Batman? No, è ora che agisca davvero uomo e che gli dica che non sarò mai più una timida spalla. Non darò mai più acqua alle piante né cibo ai pesci. Può farlo chiunque, basta spargerlo. Batman sta per scoprire che da ora in poi lui non potrà mai più darmi degli ordini, ecco. Non volevo, Batman! Metterò a posto, non arrabbiarti, ti prego! Scusa, stavo rimettendo a posto questo. Ma ti prendo in giro!